Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro tutorial per la tornitura e la programmazione in CNC. Finalmente, come vedete dalla prima immagine che vi propongo, cominciamo a parlare di interpolazione o contornatura con asse C. È un po' come lo chiedete in tanti, chi mi chiede l'esagono, chi mi chiede il contorno, eccetera. Prima di imparare a correre, impariamo a camminare. Ecco qua il nostro manualetto che vi parla di quella che è l'interpolazione, ossia quando asse C e asse X lavorano insieme per eseguire delle contornature e l'asse Z diventa semplicemente l'altezza della nostra fresatura. Bene, per poter cominciare a programmare guardando il nostro pezzo di testa, come potete vedere da questo disegno, si lavora in testa al pezzo, quindi con la fresa diciamo a candela, che fa un profilo diverso da quello che può essere il classico profilo a sezione tonda. Per far sì che il tornio possa essere programmabile in questo modo, bisogna attivare l'interpolazione tramite il codice G112, che in alcuni torni, come per esempio nel simulatore che andremo a utilizzare dopo, diventa G12.1, quindi G112 o G12.1 abilitano l'interpolazione di asse C e X e G113 o G13.1 la disabilitano. Ecco che queste funzioni devono essere messe in un blocco da sole. Ecco che una volta programmato il G112 o 12.1 che sia, la macchina si può muovere solo in G1, G2 o G3. Nella descrizione della figura da eseguire è possibile utilizzare la X, la C, la R, la C come smusso, ma non è accettato l'angolo A, quindi dovremo andarci a disegnare un profilo avendo tutte le coordinate in essere. È possibile attivare la compensazione del raggio della fresa G41, G42, né più e né meno nel modo classico G42 anti-orario, G41 orario. Non è accettabile però quando due o più movimenti consecutivi sono inferiori al diametro della fresa, genera errore, è ovvio. Ma il bello viene adesso. Quando noi lavoriamo in questo modo, l'asse di rotazione del nostro pezzo diventa l'incrocio della C e della X. E noi andiamo a programmare i nostri punti su un asse cartesiano, un insieme di assi cartesiani come questo, dove però i valori X sono espressi in diametro, i valori C sono espressi in raggio, e questa secondo me è la parte un po' più antipatica. Quindi se devo dare questo punto, ok, a parte non darò il raggio del cerchio, ma darò la proiezione di X sulla sua, sul suo asse, dando però un diametro, cioè se questo è X10 io andrò a programmare X20, se questo è C10 io andrò a programmare C10, quindi questo punto sarà X-20 C+10 ed è la parte un po' antipatica della programmazione con il G112. Ecco cosa andiamo a fare oggi. Oggi prendiamo un pezzo, prima vi faccio vedere il disegno in 2D, che è meglio. Eccolo qua, guardate, li vediamo entrambi. Ok, noi vogliamo andare a prendere un alberino diametro 40 e fargli due piani paralleli tra loro usando l'interpolazione circolare. Quindi questo sarà il punto di arrivo, mi abbasso con la fresa, mi alzo, mi sposto dalla parte opposta e mi alzo, ok? Cosa dobbiamo tener conto in questa programmazione? Innanzitutto il diametro della fresa, perché per adesso io non vi parlerò di
correzione del raggio utensile, per cui dovrò andare a una x di 32 più il raggio della fresa, quindi fresa, noi utilizzeremo una fresa da 10, il raggio è 5, 5 sul raggio che diventa doppio perché è diametro, per cui la x sarà un 42, ok? E la c invece sarà un valore espresso in raggio al di fuori del diametro che bisogna calcolarsi né più né meno con un CAD, bisogna farsi proprio il disegnino, ok? Quindi io l'ho fatto in questo modo. Come vedete, noi qua abbiamo l'asse Z che è in centro al pezzo, ok? Verso le frecce diventa più, ok? L'asse Y è quello verde che noi chiameremo C e l'asse X, ok? Che è il nostro asse X normale del tornio. Bene, analizziamo ora il disegno. In questo disegno noi andiamo a riportare il punto in cui la fresa si posizionerà all'inizio, il punto in cui si troverà alla fine della prima fresatura, il punto in cui si troverà all'inizio della prima fresatura e alla seconda, all'inizio, alla fine della seconda fresatura. Se io vado ad evidenziare questa fresa, qua ho la posizione in X e in C. Come vedete, la distanza in C, ok, è 21 mm, cioè se io porto la mia fresa a x0, ok, l'asse centrale della fresa corrisponde in x all'asse centrale del pezzo, quindi x0. Se lo riporto a 21, a meno 21, cioè dove eravamo, è esattamente dove si deve trovare per fresare. 21 a cosa corrisponde? 21 corrisponde a, disegno, la metà di 32, ossia 16, più la metà del raggio, del diametro dell'utensile, della fresa, che è 10. Quindi 16 più 5, 21. Nel nostro programma noi andremo a mettere il diametro, quindi 42. Per arrivare in rapido, senza toccare il pezzo, la C, mi dice il disegno che mi sono fatto, dovrà essere 15, questa radiale, di conseguenza 15 effettivi. Per cui, spostandomi al di sotto dell'asse X, la X non cambierà, la C cambierà semplicemente di segno. Dal lato opposto, al contrario, la C non cambierà e la X cambierà di segno. Andando verso l'alto, la X non cambierà e la C cambierà di segno. Quindi, andiamo nel nostro simulatore e creiamoci un programmino. Programmino che inizierà inserendo le dimensioni del grezzo. Quindi, soft case start, grezzo, cilindro, diametro 40, lunghezza 40, K0 in questo caso, cioè il pezzo è già sfacciato, e lo inseriamo nel programma. Cosa andiamo a inserire ora? Ora andiamo a dirgli, bene, è ora di utilizzare gli utensili motorizzati. Abilitiamoli. M35, punto e virgola, quindi EOB insert, andiamo a utilizzare, diamogli un correttore, quindi un utensile, usa l'utensile 10 ed il correttore 10, azzerami comunque l'asse C, visto che l'abbiamo chiamato, dobbiamo dargli un punto di riferimento da cui partire, C28H0, EOB insert, e adesso diamogli quelli che sono i parametri relativi alla rotazione dell'utensile e a come andare a lavorare, quindi G97 perché le frese lavorano in giri fissi, S1005, diamogli 1500 giri, senso di rotazione antiorario, P12 perché tutto questo è riferito all'asse, al mandrino motorizzato,
Già che ci sei, contestualmente portati in rapido AX60, uno Z2 di sicurezza e preparati a lavorare in millimetri al minuto, cioè G94. Ora abilitiamo l'interpolazione, quindi la possibilità di eseguire una contornatura di testa. Come facciamo? Io prima vi ho parlato di C112, questo simulatore invece richiede il G12.1. Vi ho parlato apposta di due codici differenti, proprio per farvi capire che non tutte le macchine sono uguali. Scusate, G12.1 EOB insert. A questo punto ci portiamo nella posizione di lavoro in lento ma con un avanzamento elevato di fronte al nostro pezzo, quindi G1 X meno 42 C15 F1000, quindi un avanzamento molto elevato, visto che non possiamo usare i rapidi, usiamo degli avanzamenti elevati. Perfetto, ora usiamo il terzo asse che è la Z, quello che ci permette di avvicinarci o allontanarci dal pezzo. Andiamo a Z-6, eccoci qua, e OB insert. Dove abbiamo portato la nostra fresa? L'abbiamo portata qua, alla giusta profondità di lavoro. Perfetto, ora spostiamo solo l'asse C, C-15, C-15, avete capito che in linea di massima la X rimane uguale, quindi non varia e la traiettoria sarà esattamente una linea diritta. EOB, insert. A questo punto usciamo dal pezzo per sicurezza, Z2, F1000, e ci portiamo dalla parte opposta, quindi lasciamo invariata la C, andiamo a X42, EOB insert. Quello che non ho fatto è stato qua di andare a cambiare l'avanzamento, che ovviamente sarà un avanzamento di lavoro. E non ho messo l'EOB per andare a capo. Quindi C-15 lo faccio a 150, un avanzamento di lavoro. Z2 X42 c'è lo spostamento alla parte opposta, lo faccio a F1000. Ora ritorno alla Z di lavoro, Z-6, lo faccio come a F150, in modo tale che se una parte della fresa ha una leggera interferenza col pezzo, non la rompo, e non mi resterà altro che spostarmi semplicemente in C15, quindi una linea retta, EOB, insert, per andare a terminare quella che è la lavorazione. A questo punto esco dal pezzo, quindi uso il terzo asse e disabilito l'interpolazione per potermi poi muovere in rapido. A questo punto posso tranquillamente in G0, X200, Z200, allontanarmi dal pezzo e con M5 P12 posso fermare l'autocentrante. Rimetto la macchina in condizioni di lavorare da tornio, M34, quindi disabilito i motorizzati, e metto M30. Un consiglio che danno i manuali: iniziare sempre con un G13.1, in modo tale da lasciare sempre la macchina con l'interpolazione disabilitata. Io sinceramente non lo trovo un gran consiglio, perché comunque basta rimettere la macchina in condizioni corrette alla fine del programma. Però se si fanno programmi molto lunghi che si vuole iniziare o smettere a metà, può essere un consiglio interessante. Vediamo ora
di simulare il pezzo, non prima di aver controllato che il nostro T10 sia una fresa raggio 5, bene, l'ho fatto, è una fresa, è a candela e lavora di testa, perfetto, gli manca solo un bel colore sgargiante per vedere che lavorazione facciamo. Chiudiamo, andiamo in simulazione e vediamo se abbiamo fatto le cose per bene. L'unica cosa, abbiamo il pezzo girato al contrario, andiamo a sistemarcelo. Ruota X verso l'alto, Z verso di noi, eccola qua, la ruotiamo e andiamo a risimulare il nostro pezzo, prima in rapido e poi in single. Chiama l'utensile, azzera il mandrino, si posiziona in rapido di testa di fronte al pezzo, abilita l'interpolazione, va nella posizione di start fresatura, si abbassa in Z, si muove in C15, poi si solleva, si porta alla parte opposta, vedete che ha fresato, si riabbassa, si porta in C15, si risolleva e viene via. Ecco che abbiamo fatto il nostro pezzetto. Non è così difficile, vedete? Allo stesso modo, se avessimo voluto fare un esagono, ci saremmo calcolati tutti i nostri punti e avremmo fatto il nostro esagono maggiorato di 5 mm sul raggio. La macchina avrebbe tranquillamente fatto la sua lavorazione. Bene, il primo step di interpolazione l'ho terminato. Spero di essere riuscito a spiegarvi tutto, poco ma buono. Adesso pian pianino cominceremo a vedere anche qualche esagono e qualche figura un attimino più complessa. Mi sto studiando anche il manual guide, che sarà la prossima pillola che vorrò inserire nei nostri tutorial, cioè la programmazione diretta, disegnandoci il pezzo direttamente sul nostro CNC. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Se vi è piaciuto, mettetemi un like e iscrivetevi alla pagina. Se non vi è piaciuto, come sempre, fate finta di niente. Grazie a tutti e buona giornata.